Dispenser. Vi siete mai chiesti per quale motivo nei multisala più grossi l'uscita del cinema è posta dalla parte opposta dell'entrata? Per non fare incontrare quelli che hanno appena finito di vedere un film con quelli che invece stanno per godersi la visione. Perché ci sono buone possibilità che qualcuno approfitti di quel lasso di tempo minimo per macchiarsi di un imperdonabile reato: rivelare il finale della pellicola. Oh no! Se è vero che rivelare il nome dell'assassino è il peggiore dei delitti, ecco il colpevole dei colpevoli: Spoilerin. La mamma di Psycho è lui con la parrucca. Come farsi odiare rivelando i finali dei film? Il nome di questo libro deriva dall'inglese to spoil, traducibile come danneggiare, rovinare in modo irrimediabile. Ed è proprio questo lo scopo di questo volume edito da Rizzoli, che ha avuto una genesi piuttosto curiosa. Nell'aprile del 2008, sei blogger, Giulia Blasi, Vanessa Carmicino, Emiliano Colasanti, Francesco Farabegoli, Giorgio Palumbo e Matteo Zuffolini, hanno aperto un sito interamente dedicato all'antica arte del farsi detestare. Spoilerin.com. Scoprite i finali dei film. Dopo nemmeno un anno di attività, i titoli rovinati sono infiniti, ma solo i migliori sono finiti in questo libro. Le pellicole sono state divise per 6 macro categorie. Il maggiordomo e l'assassino, in cui vengono rivelate le identità di tutti i killer. Psycho di Alfred Hitchcock. La mamma era lui con la parrucca. L'ottimismo vola, dove gli happy ending, anche quelli più scontati, fanno una triste fine. Alla ricerca di Nemo di Andrew Stanton. Lo ritrovano. Dolore e sconfitta, nel quale tutti i sacrifici dei nostri eroi vengono vanificati in una frase. Dancer in the Dark di Lars von Trier. Bjork prima era triste e cantava, poi l'impiccano e non canta più. Si amano un sacco, per non stare tranquilli neanche davanti a un'innocua commedia rosa. Harry ti presento Sally di Rob Reiner. Forse ora Sally potrà avere degli orgasmi veri. Forse. I duri cominciano a giocare, dove neanche la prestanza fisica può salvare il più scatenato action movie. Programmato per uccidere di Dwight Little. Steven Seagal prende il cattivo e prima gli fa rientrare gli occhi nel teschio additate. Poi gli fa sfondare un muro. Poi gli spezza la schiena con una ginocchiata. Poi lo getta nella tromba dell'ascensore dove atterra infilzato da uno spuntone. La sequenza è tuttora in esposizione fissa alla Tate Modern. Per chi non ne ha mai abbastanza, c'è la categoria Storie infinite, dedicate alle più famose saghe cinematografiche. Alien di Ridley Scott. Ripley crede di aver ammazzato l'alieno. Aliens di James Cameron. Ripley crede di aver ammazzato l'alieno. E per concludere, si diventa osè con Si tromba, il film dove il sesso ha evidentemente la sua importanza. Colpi di pennello di J.F. Romagnoli. Selene è un artista. Il pennello non è un pennello, ma vabbè. Se è vero che grazie a questo libro si ride, e anche molto, averlo nella vostra libreria personale può essere molto rischioso. E se sfogliandolo vi cade l'occhio su un titolo che non avete ancora visto?